Un campione nella vita e nello sport, lui è Manuel De Marc, 26enne fanese, affetto dalla sindrome di Down, titolare della bottega I Truccioli di Pinocchio. Pluricampione di bocce, Manuel eccelle anche in altri sport come il nuoto e il tiro con l'arco. Nel 2015 ha ricevuto dal presidente napoletano l'onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana per condotta di vita e meriti sportivi e artistici. Allora Manuel, tu hai un talento innato, la tua è una storia fra la favola e la realtà. Che cosa sono i truccioli di Pinocchio? I truccioli di queste botteghe. È la bottega in cui lavori? Sì. In cui realizzi le tue penne, in cui realizzi i tuoi sogni? Sì, sì, i miei sogni. Fra l'altro, Manuel, tu hai dato una penna, quindi hai realizzato appositamente una penna per il cantautore Luca Barbarossa, è così? Sì, è una professione. E di soddisfazioni Manuel ne ha avute veramente tante, sin dai tempi della scuola. Il 26enne, infatti, ha conseguito la licenza media con il punteggio di 8, seguendo il programma di classe identico ai suoi compagni. Questa prima importante conquista lo ha portato a fare un'altra grande scelta che ha dato una svolta alla sua vita. Infatti, nel 2010 ha deciso di frequentare il liceo artistico Apolloni e dopo il biennio si è iscritto alla sezione di design, oreficeria e oggettistica d'arredo. Poi, a solo un anno dall'inizio, ha cominciato la sua attività di artigiano hobbista, affiancato dal papà e maestro d'arte Daniele De Marc. Ed eccole qua le sue creazioni, penne realizzate a mano, di indubbio valore artistico. A seguire tutte le sue esperienze è stato anche il poeta dialettale e amico di famiglia Elvio Grilli. Ha diverse qualità questo ragazzo, che diciamo è un pochino una perla rara nel nostro panorama. Ha raccolto in sé tante esperienze che lo hanno portato nel corso della vita ad avere moltissimi premi, soddisfazioni, ma sono tutto frutto del proprio impegno e della propria, diciamo, capacità. Grilli poi ha parlato delle penne realizzate da Manuel con pezzi di legno che provengono da diverse parti del mondo. E sono veramente pezzi unici e credo che ne abbia costruite circa 2000 attualmente, che poi sono andate sparse in ogni dove. E sono piccoli capolavori che lui poi realizza con il tornio, che possiamo vedere qua di fianco. In questo momento è inoperoso, però siamo veramente in una bottega artigianale e nulla di più bello nel titolo I Truccioli di Pinocchio, perché proprio veramente male, è proprio un artista, un artigiano, un vero artista del legno. Tra l'altro queste penne a Manuel hanno portato successo sia in Italia che all'estero, ovunque. Sì, perché sono dei cadeau, non realizza solo penne, realizza anche portachiavi, realizza anche altri piccoli souvenir che possono essere richiesti. Abbiamo di fronte a noi una persona veramente speciale. Manuel, tu hai realizzato un sogno qui con le tue penne, con tutti i truccioli di Pinocchio. Sì, sì. Sei contento? Molto.